Che rapporto c'è fra il voto dell'educazione civica e il voto della mia materia, oppure quello di condotta? Ma che valutazione posso fare nel primo quadrimestre se le attività sono nella seconda parte dell'anno? Questo percorso intende condividere un metodo per programmare e per osservare le attività in modo da valutare in base a dati e rilevazioni, anche attraverso autovalutazione di allievi e docenti, invitare a una verifica di metà percorso e infine a documentare. Vuole accompagnare colleghi e referenti attraverso il dialogo e il confronto a evidenziare problemi e a discuterne insieme. Mettere a disposizione diversi strumenti, confrontandoli insieme con quelli elaborati nelle scuole. Sottolineare la necessità di coinvolgere attivamente gli allievi in tutte le fasi.